Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della nuova bici di casa Pinarello. Si presuppone che il nuovo nome sia Dogma F14, proprio perché il vecchio modello era la F12, il modello prima era la F10, il modello prima era la F8 e quindi il nome favorito dovrebbe essere F14. L'abbiamo vista per la prima volta nel secondo giorno di riposo del Giro d'Italia, quando Fausto Pinarello è andato a trovare il Timinius Grenadier, che utilizza biciclette Pinarello, e ha sfoggiato questa bicicletta che agli occhi dei più attenti non era proprio la F12 che utilizza tuttora il Timinius Grenadier. Ma oltre a lui abbiamo visto Richard Carapaz utilizzare una bicicletta che non sembra proprio quella uguale ai suoi compagni di squadra, e andiamo a vedere sia la bicicletta di Carapaz sia quella di Fausto Pinarello. La cosa che salta all'occhio è il carro posteriore. Le due forcelle sono molto più sporgenti rispetto al modello della F12 attuale. Difatti, a primo impatto rispetto alla F12, questa è la cosa che balza all'occhio. E Richard Carapaz sta comunque utilizzando una bicicletta riverniciata F12, ma non è proprio lei, proprio per questi dettagli che si sono fatti vedere. La bicicletta in sé, a un occhio non attento, è molto simile alla F12 attuale, se non si fa caso a qualche particolare, perché le linee del telaio sono abbastanza differenti e curate in un altro modo. Non si sa moltissimo ancora di questa bici, ma sicuramente si è lavorato sulle fibre del carbonio al fine di assorbire tutte le vibrazioni e di mantenere comunque un carro molto rigido. La cosa che non sappiamo è se Pinarello manterrà il trend di tutti gli altri marchi, cioè di rimanere solo sul freno disco e quindi levare le biciclette in commercio con il freno più tradizionale, proprio perché il team Ineos Grenadier sono gli unici ad utilizzare ancora un freno più tradizionale. E la bicicletta che sta utilizzando Carapaz non ha un freno a disco. E non ci resta che aspettare, soprattutto al Tour de France, che molto probabilmente verrà lanciata questa bici, per scoprire meglio tutte le sue caratteristiche. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.